Sale notturno di tendenza, un tempo unica, zona rossa, monumento al degrado e rifugio di sbandati, il tramonto della Red Zone che torna all'asta a febbraio. Era considerato il tempio della trasgressione, ora è un monumento al degrado. A febbraio un nuovo tentativo di vendita per l'ex discoteca Red Zone. La base d'asta inizialmente fissata a 1 milione di euro, adesso bastano 110.000 euro. Ciao a tutti, torno a uno degli appuntamenti più attesi qui sul mio canale, quello con le pillole anni 90-2000, nello specifico le pillole anni 90-2000 dedicate alle discoteche. E proprio per lo spazio dedicato alle discoteche, su richiesta di Io sono Fabio e Yuri Postalino, oggi vi parlerò della discoteca Red Zone di Perugia. E allora siete pronti? Vai con le pillole anni 90-2000 di oggi! La discoteca Red Zone si trovava a Perugia, è stata una delle più prestigiose e famose location della nightlife del centro Italia. Nel corso della sua storia ha proposto favolosi eventi e ospitato i migliori DJ della scena internazionale. Il Red Zone all'inizio si chiamava Palladium e proponeva musica commerciale. Poi inizia a cavalcare l'onda della garage e della house music e a invitare big DJs della scena internazionale come Tony Humphries e David Morales, per fare qualche nome. Insieme ovviamente ai storici Resident Ricky e Sauro e al clima irripetibile che si viene a creare in questo angolo d'Italia centrale. Tutto questo mix fa in modo che diventi un'icona del genere in Italia e nel mondo, anche grazie a un ambiente, quello umbro tosco emiliano, molto fertile sotto questo punto di vista. Non dimentichiamo che da queste parti sono cresciuti grandi producers e musicisti di levatura internazionale come Ralph, Jovanotti, Ricky Montanari e altri. Il Red Zone deve il suo nome alla caduta del muro di Berlino, nasce infatti nel 1989 sotto le influenze di un periodo, gli anni 90, dove condivisione e voglia di libertà creano quell'atmosfera di distensione post-guerra fredda. Erano anni di una transizione infinita, quelli che preludevano a periodi di profondi sconvolgimenti sociali e politici che poi sono gli stessi che viviamo nei giorni nostri, dove la normalità è l'emergenza costante. Grazie ai grandi successi dei primi anni, il club ha segnato un pezzo di storia nella vita notturna umbra. Ascoltiamo uno spezzone di una serata del 1999 con Francesco Zappalà. Quando la razza vola il semaforo. Riferisco loro signori, sono il pagliaccio della corte, della mensa, della casa, di un portaro dell'arconte, che dice che sto matto, che mi chiama menestrello, sono invece solo il mago, ossia il buffone del castello. Ed il folletto della musica che ora gira i dischi per noi. Tutti assieme con le mani in ritmo, perché lui è Francesco. Fratello Sound. Francesco Zappalà. Vedi come fa? It is a virtual techno sound. Vorrei sentire tutti assieme con le mani. Già. Francesco Zappalà! Sottovoce.
lo si ascolta con il cuore perché non finisce mai. Ok, rap non vola, siamo a noi. Te lo ricordi, cuori con le ali? Dicevamo che qui sono stati ospitati numerosi DJs internazionali, come ad esempio DJ Ralph. E allora vediamo uno spezzone di video di una sua serata il 20 settembre del 2014. Trovate sul canale YouTube Red Zone Club PG, tutto attaccato. L'ultimo grande evento firmato Red Zone si è svolto nel maggio del 2015 e poi fu chiuso. A oggi l'infrastruttura permane in uno stato di abbandono. Vediamo un video urbex di The Urban Odyssey che mostra lo stato in cui si trovava la discoteca a inizio 2022, più un servizio del TG Regione Umbria del 24 gennaio del 2022. We'll be right back.
Un tempo l'unica zona rossa da violare in nome della trasgressione era un locale notturno alle porte di Perugia. Il raggio laser guidava gli amanti della musica techno provenienti da mezza Italia fino a Casa del Diavolo, quasi un programma. Sul Red Zone, storico tempio del clubbing, è calata una notte molto più lunga di quelle che l'avevano reso famoso tra i giovani di due generazioni. In meno di 7 anni, la chiusura è del 2015, si è trasformato in un monumento al degrado, rifugio di sbandati. Il nuovo tentativo di vendita del Tribunale di Pordenone, il 13esimo, è fissato per il 10 febbraio prossimo. All'inizio si era partiti da una base d'asta di oltre 1 milione di euro. Ora, per aggiudicarsi l'intero complesso, ne saranno sufficienti appena 110.000. Eppure di acquirenti nemmeno l'ombra. Il Covid ha complicato le cose, è difficile non vedere nel tramonto del Red Zone e nel disinteresse dei potenziali acquirenti la fine di un'epoca. I residenti della zona, assieme ai vecchi creditori, sperano ancora nell'interesse dell'ultima ora di una qualche società immobiliare, capace, a prezzi di saldo, di sottrarre l'area all'abbandono e restituirla alla collettività. A partire dal 2015 il curatore fallimentare ha indetto aste su aste per la vendita dell'immobile e il recupero del capitale. A oggi tutto permane in uno stato di attesa. Il collettivo del Red Zone e lo staff comunque continuano a organizzare feste e l'affetto dimostrato in rete dal pubblico per il locale è davvero molto importante. Quindi questa era la discoteca Red Zone di Perugia. Se avete dei correttivi o delle integrazioni fatemelo sapere nei commenti, così li vedremo in un video correttivo integrativo. Mentre invece se avete altre richieste su discoteche degli anni 90-2000 fatemelo sapere nei commenti, così li vedremo nelle prossime puntate. Nel frattempo ringrazio, io sono Fabio e Yuri Postalino per avermi suggerito questo video. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima.